molto attente alle dinamiche politiche del nostro paese e della società in generale. Permettetemi prima di dare la parola a Sergio per le conclusioni finali, un ricordo a una forza che tra l'altro è presente con noi e ci sostiene, il Partito Socialista Italiano, che oggi compie 120 anni, un pezzo di storia del nostro paese, un pezzo dell'emancipazione delle classi lavoratrici nel nostro paese, a questo va un ricordo. Noi siamo in una fase complicata e complessa della vita del nostro paese, dell'Italia, ma anche dell'Europa, e forse nuove speranze per invertire una tendenza, una crisi che morde le classi più deboli, si sta aprendo in Francia. Va anche da noi, da qui, da Torrita, il nostro augurio al compagno Hollande, perché prevalga in Francia. Viva Hollande, viva la Francia! A te la parola, Sergio. Sì, grazie Marco, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato questa sera e hanno contribuito ad arricchire questa serata con le loro idee, con le idee che poi sono le nostre, della nostra lista, idee costruite insieme con loro, insieme con altre persone, con altra gente, con tanta gente. Questo nostro programma, ripeto, è un programma aperto, è un programma che vuole essere completato, integrato, portato avanti insieme ai cittadini. È un programma che noi raccogliamo ogni idea possibile. Abbiamo un nostro profilo su Facebook, abbiamo un nostro profilo online, e quindi su questo noi vogliamo misurarci continuamente, e per se vinceremo le elezioni per 365 giorni l'anno, sulla sua fattibilità, sulla compatibilità rispetto al proprio bilancio, al bilancio del comune di Torrita Tiberina, che noi conosciamo, lo conosciamo molto bene, sappiamo quali sono i punti di forza e quali sono i punti di debolezza di questo programma, di questo bilancio. Lo sappiamo tanto bene perché noi non siamo delle persone che non si informano, noi siamo delle persone che non rabberciano le proprie idee. Sono delle persone che se vogliono dire qualcosa e quando parlano di qualcosa si informano, vanno dai funzionari del comune di Torrita Tiberina, cercano di informarsi per quanto riguarda il bilancio con il responsabile del bilancio e capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, qual è la proiezione del bilancio e quali saranno le possibilità e le prospettive di questo comune. Ma a noi non ci basta, a noi non ci basta guardare il bilancio del comune di Torrita Tiberina. A noi che siamo abituati a non amministrare all'interno delle quattro mura del comune, ma siamo abituati ad andare in giro, a conoscere chi ha rappresentanza istituzionale a livello della Regione Lazio, a livello della provincia di Roma, a livello di altri comuni e di altri enti. Noi non governeremo il comune dall'interno delle quelle quattro mura, non ci interessano. Quello che ci interessa è soprattutto avere un rapporto, a prescindere anche da quelli che sono i confini amministrativi, avere rapporti anche con gli altri comuni, rapporti anche al di là del Tevere, con la provincia di Rieti, dove noi abbiamo già rapporti con il polo scolastico, rapporti per quanto riguarda la mobilità, necessità di risolvere un grande problema che è quello del ponte di Montorso. Ma intanto, per esempio, perché non fare un semaforo intelligente su quel ponte? Ma come voi sapete, il ponte di Montorso non si risolve con i pochi fondi della provincia di Roma. Io in questi giorni, come è successo nel passato, sono tornato ad interessarmi anche del ponte di Montorso e quindi parlo con cognizione di causa. Il ponte di Montorso è un problema enorme che riguarda la provincia di Roma, che riguarda le ferrovie dello Stato per quanto riguarda tutta la parte tecnica di rallentamento della linea, e le spese dovrebbero essere coperte dagli enti locali che realizzano il ponte per quanto riguarda il rallentamento della linea nella realizzazione del raddoppio, e soprattutto del piano regionale dei trasporti e della viabilità della Regione Lazio, perché le province di Roma, la provincia di Roma come tutte le province,
acquisiscono dei fondi all'interno di un piano regionale pluriennale della viabilità e che quindi la Regione Lazio, noi ci impegneremo, l'ho già fatto in questi giorni, da subito, a fare in modo che la Regione Lazio si impegni insieme alla provincia di Roma a finanziare il raddoppio di quel ponte, perché quel ponte è soprattutto un'esigenza di carattere di sicurezza, non soltanto di mobilità. E all'interno di tutto questo noi abbiamo pensato di immaginare di ampliare il parcheggio nell'ambito della stazione di Poggio Mirteto e chiedere alle Ferrovie dello Stato di modificare, di integrare il nome della stazione di Poggio Mirteto, perché una parte della linea ferroviaria passa nel comune di Torrita Tiberina, di inserire il nome di Torrita Tiberina per ragioni, ma non campanilistiche, per ragioni di notorietà, il nome di Torrita Tiberina insieme al comune, alla stazione di Poggio Mirteto, al nome della stazione di Poggio Mirteto Scalo. Perché questo? Non è un fatto, come dire, una piccola nostra volontà che non ha importanza, ha una grande importanza. Quella è una delle linee più importanti della Regione Lazio, che porta dalla stazione di Orte all'aeroporto di Fiumicino, uno dei più grandi aeroporti d'Europa. Quindi sapere che c'è anche una stazione lungo il percorso che si chiama Poggio Mirteto e Torrita Tiberina, per noi sarebbe sicuramente una cosa importante, soprattutto per quelle che saranno le prospettive di conoscenza e di accoglienza che vorremmo avere sul territorio del comune di Torrita. Quindi noi ci impegniamo da subito, ci siamo impegnati da subito affinché questa operazione venisse a galla e venisse soprattutto avanti. E due cose credo che sia necessario sottolineare questa sera, dopo che hanno parlato gli amici e che compiutamente hanno cercato di far capire e di informare, comunicare e condividere con i cittadini quello che noi vogliamo fare. E la questione della raccolta differenziata l'ho già detto, ma soprattutto due altre questioni, la questione dell'acqua e la questione della Gerit. Noi ci teniamo a che l'acqua, per effetto del referendum che è stato votato a stragrande maggioranza, ritorni un bene, non un bene, non una merce, ma ritorni un bene comune. Bene comune significa che le aziende che gestiscono il settore dell'acqua non dovranno avere un surplus di guadagno del 7% con un aggravio per i cittadini del canone dell'acqua, e soprattutto con una gestione che sia veramente efficiente. Adesso, per poter allacciare l'acqua o per poter chiamare il servizio emergenza per una serie di piccoli problemi, si creano dei disagi complessivi che possono passare anche dei giorni per poterli risolvere. Noi pensiamo che sia giusto, insieme agli altri comuni, di poterlo gestire direttamente attraverso anche professionalità che sono sul territorio, gestirlo direttamente e soprattutto con continuità e con celerità e a basso costo. L'altra questione che a noi ci interessa è che noi non siamo, per le cose, anche per la filosofia che abbiamo noi della nostra lista, è quella che non vogliamo che i cittadini vengano vessati da società o pseudo società che gestiscono i ruoli che dobbiamo pagare quotidianamente. E parlo della Gerit. La Gerit molto spesso ha mandato anche all'insaputa dei cittadini delle bollette, perché in qualche modo erano inadempienti, con degli interessi incredibili. Allora noi credo che la gestione diretta di tutto questo a che cosa porta? Porta alla conoscenza delle problematiche di un territorio, alla conoscenza delle problematiche dei cittadini. Immaginate quanti cittadini e quante imprese si sono trovate in grande difficoltà perché non hanno avuto la possibilità di pagare una bolletta o di pagare un biennio di consumi, e tutto questo all'insaputa di riguarda questa gestione. Quindi noi pensiamo che sia giusto immaginare, insieme agli altri, mettere insieme la nostra forza, insieme alle altre amministrazioni,
per risolvere questo problema annoso e che comunque preoccupa notevolmente i cittadini. Noi perché diciamo questo? Diciamo questo perché intanto pensiamo che l'acqua e pensiamo che la gestione dei ruoli debba essere diretta e non ci si debba guadagnare, ma soprattutto perché non abbiamo interessi da salvaguardare. Noi siamo dei cittadini liberi, non abbiamo interessi di nessuna natura, ci impegneremo quando se andremo ad amministrare il comune, ci impegneremo a farlo in piena trasparenza. Nessuno di noi ha interessi diretti o indiretti nell'amministrazione e quindi siamo in grado di dirlo ad alta voce qui, che faremo di tutto per essere trasparenti perché non abbiamo interessi di nessuna natura e quindi noi lo possiamo dire ad alta voce e noi ci comporteremo di conseguenza. Noi faremo anche un codice etico degli amministratori, tutti quanti, tutti loro che si sono impegnati a stare in lista faranno e decideremo di firmare un codice etico. Il codice etico è quello che garantisce ai cittadini non soltanto sul piano della legalità, perché la legalità deve essere garantita a prescindere, ma soprattutto sul piano del comportamento, un comportamento che deve essere di esempio nei confronti della gente. L'amministratore di un piccolo comune è molto vicino ai cittadini e deve essere d'esempio nei propri comportamenti. È per questo che noi saremo vicini ai cittadini onesti, alla stragrande maggioranza dei cittadini di Torrita onesti, e non saremo vicini alle persone che si permetteranno qui a Torrita, come è avvenuto, di comportarsi cercando di ledere quelle che sono i beni pubblici del comune di Torrita e i beni pubblici del nostro territorio. Noi saremo accanto alla stragrande maggioranza dei cittadini di Torrita e in qualsiasi momento denunceremo ogni abuso, ogni illegalità che si potrebbe o si può perpetrare nel nostro comune. Noi cittadini, dicendo queste cose, ci assumiamo un grande impegno, ma ci assumiamo un grande impegno per una semplice frase, con una semplice frase. Noi amiamo la democrazia praticata, non amiamo la democrazia predicata, amiamo la democrazia, la politica fatta dai cittadini, fatta da noi su questo territorio, fatta da persone che si conoscono, che conoscono la nostra vita, la nostra storia e sanno qual è il nostro passato, il nostro presente, e faremo vedere, faremo immaginare anche quello che sarà il nostro futuro se saremo chiamati ad amministrare. Ebbene cittadini, scusate, io quando prendo il microfono in alcuni casi mi faccio prendere dall'accaloramento, perché la passione e soprattutto la convinzione di quello che si dice passa anche attraverso la passione, le emozioni, trasmettere le emozioni, ma emozioni vere, che sono le emozioni di chi crede in quello che dice, di chi con ogni mezzo cercherà di portare avanti quello che ha promesso, cercherà di farlo con ogni mezzo, e noi comunicheremo, condivideremo con i cittadini. Se non saremo in grado di fare qualcosa che abbiamo scritto nel nostro programma, noi lo condivideremo con i cittadini, perché siamo convinti che soltanto attraverso la comunicazione, attraverso la trasparenza, attraverso la partecipazione dei cittadini il Paese può migliorare, si può creare di nuovo una comunità, un senso di partecipazione, un senso di aggregazione, un senso di appartenenza vero ad una realtà che sta vivendo un periodo di degrado, è un periodo che in qualche modo viviamo tutti. E anche prima le cose che diceva Emiliano in qualche modo mi hanno colpito. Dicevo, sono con la gente, sono in mezzo alla gente, faccio il commerciante e mi rendo conto che la gente in qualche modo è demotivata, e la gente è disillusa, e la gente non vuole più partecipare. E invece noi chiediamo il contrario, chiediamo l'opposto, siamo in un'inversione di tendenza. Noi chiediamo la partecipazione in questo momento. Un comune come Torrita, piccolo come Torrita, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di tutti, abbiamo bisogno di voi, altrimenti questo comune
non riuscirà a risollevarsi. Abbiamo bisogno di tutti e non vogliamo escludere nessuno, perché soltanto così questo paese potrà andare a testa alta, possiamo andare a testa alta a chiedere, possiamo andare a testa alta a confrontarci con i cittadini, con i cittadini e con le altre amministrazioni. Quindi vi chiediamo aiuto, noi abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno anche di imparare, ma metteremo tutta la nostra forza e tutto il nostro impegno per fare in modo che Torrita possa risollevarsi da questo stato di fatti. Io a questo punto credo che sia opportuno ringraziarvi di nuovo, però vi chiedo a tutti un'ultima cosa, quella di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di non guardarsi più indietro, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo, cerchiamo di guardare all'interesse del Paese, cerchiamo di guardare a noi tutti, alle nuove generazioni soprattutto. Vi ringrazio di nuovo per quello che avete fatto, vi ringrazio di nuovo per quello che farete e quello che stiamo facendo lo facciamo per l'Italia, in una piccola realtà come Torrita, anche per l'Italia, e lo facciamo per Torrita. E per questo vi invito a votare la lista numero 1, centrosinistra, per il rinnovamento di Torrita. Grazie a tutti. Che problema? Non c'è nessuno a fare il problema.
continuare a andare. I microfoni nuovi non ce l'hanno più. Stefano Rosario, viene su lunedì in mattina. E le macchine ci mettete, le macchine, perché quello fanno da sui schizzi, gli schizzi che sono riparti e mi vengono da qua. Ma se va a spengere, eh? Sì, vuoi far stop, eh?